pizzaiola si è arricchita di colori e di sapori invernali. È bella, vero? Vi racconto come prepararla. Per questo piatto ho scelto il buon roll a fette alla pizzaiola Aya. Per prima cosa, pomodorini. Li voglio fare confit. Li tagliamo con un coltello, con la seghetta, e li andiamo a disporre in teglia con il taglio rivolto verso l'alto, in questo modo. Ora zucchero di canna e lo andate a mettere proprio sui pomodorini, così. Un filo d'olio extravergine di oliva e i miei rametti di timo. E voilà! 160 gradi, li lasciamo una quarantina di minuti. Passiamo al secondo passaggio, cime di rapa. Togliete solamente la parte finale che è un pochino più dura. In questo caso le vado a bollentare. Acqua calda, aggiungiamo un po' di sale grosso e uniamo le cime di rapa. Un bollore e sono già pronte. Adesso le passiamo in padella con uno spicchio d'aglio, un po' d'olio extravergine di oliva e un po' di peperoncino. Un pizzico di sale. Lascio terminare la cottura delle cime di rapa in padella e passo al buon roll alla pizzaiola a fette. Faccio scaldare un minutino la padella in modo da averla bella calda, filo d'olio extravergine di oliva e vado a disporre le fette di buon roll alla pizzaiola. Passeranno 2-3 minuti e sono pronti. Facile, veloce, carne di pollo e tacchino 100% italiana, meglio di così. Se sono pronte, perfette, impiattiamo. Buon roll, aggiungiamo le cime di rapa e il pomodorino confit. E voilà! E la mia pizzaiola d'inverno preparata con il buon roll alla pizzaiola a fette è pronta. Un piatto mediterraneo, una nota piccante e carne di pollo e tacchino 100% italiana. Ci vediamo al prossimo like! Thank you.